consigliere Zilla, invito. Intanto ecco, l'operazione verità, come diceva l'ottimo Giulio Cacciapone, operazione verità su tutto quello che si sta dicendo sul culto, sul sindaco presuntuoso che comunque cercherà di far cadere le colpe sui consiglieri di opposizione, sui consiglieri che si sono recati per giorno a Napoli per cercare di capire come funzionasse e che cosa c'era in realtà in questo culto. Per cercare di prevenire una situazione del genere. Però, ahimè, siamo andati a fare una vita da poco e oltretutto adesso è probabile che il sindaco e tu voglio compare dice la colpa è di chi ha alzato il polverone, come diceva la parola che tutto questo non lo è. E non vorrei nemmeno pensare che c'è la volontà, ecco, di far fallire questo gruppo, ripeto, non voglio pensare che ci sia la volontà di far fallire questo gruppo e portare di nuovo alla ribalta il progetto privato dei 412 alloggi col mega centro commerciale. Non vorrei che sia questa la verità, alla fine. Io spero di no. Io spero che il Comune di Qualiano, insieme a tutto il Consiglio Comunale, insieme anche alla Giunta, possa redigere un perfetto, ecco, PUC in modo tale da poter portare innanzitutto il nostro commercio alle sorti più alte, ecco, di poter permettere al singolo cittadino di poter fare una sovrapprezione, di poter costruire un appartamento, una villetta con un piccolo appezzamento di terreno. Non magari come si era pensato, ecco, di stravolgere, di costruire quell'impossibile, di cercare di avere l'impossibile come quello che hanno fatto, in modo che tutto questo fallisse, insomma, ecco, era un'idea, era una speranza. Hanno fatto in modo che fallisse. Tutto questo perché si sono chiusi nella loro stanza e hanno cercato di portare avanti i loro progetti, probabilmente non ci sono riusciti. Meno male che non ci sono riusciti. Ma aver disegnato un piano del genere che andava oltretutto, ecco, a cancellare una spesa di 3 milioni e 2 fatta 3 mesi fa, 4 mesi fa, qual è, ecco, la spesa delle strade? Hanno fatto questo, hanno valorizzato questo progetto, a parco progetto, perché lo hanno valorizzato, quando dicevo, valorizzate un progetto che già avete voi a parte il progetto, e noi ne avevamo più di uno. Hanno valorizzato un progetto di 3 milioni per rifare le strade nel deserto, e poi magari se andiamo a vedere, hanno rivalutato i terreni intorno a quelle strade, poi magari andiamo a vedere chi sono i terreni, a chi rispondono, che adesso devono essere ricancellate col PUC. Perché? Perché non solo abbiamo speso 3 milioni e 2 per fare, ma nel PUC che stavano disegnando alla fine venivano ricancellate queste strade, rifatte di nuovo, ma non allo stesso modo e non allo stesso modo, buttate definitivamente 3 milioni di euro per le strade e buttate anche altri, non lo so quanti milioni ancora di euro per il PUC. E adesso si pensa a rifarlo con la città metropolitana. La città metropolitana è quella che ti controllo, mica è quella che lo devo fare insieme a te. Questo è quello che noi vorremmo far capire, ecco, ai cittadini. Quello che vorremmo anche far capire al sindaco, che Cocciuto e Presuntuoso, lui che è il vice sindaco, vanno ancora avanti su questa strada, prendendo ancora in giro i cittadini, cioè noi non ci siamo, per l'amor di Dio. Nelle ultime ecco, testate giornalistiche, vedo sul web si parla ancora di parcheggi, un'ennesima brutta figura questa dei parcheggi, cosa che avevo preannunciato 2 anni fa. Ancora adesso stanno cercando di prendere in giro il popolo di Guaiate. A fur di far guadagnare questi parcheggi, cioè, li obbligano a fare multe, e per passare il cittadino. Non solo paga il ticket, non gli resta, gli fanno anche le multe. E oltretutto, quello che devono fare, devono pagare quelle che il comune non ha risarcito a questa società con gli interessi. Magari si fanno una bella transazione e chi paga sono sempre i cittadini. Il sindaco è bravo, secondo me, a fare così, a cercare di spostare l'attenzione quando c'è un problema su un'altra cosa. Mo' probabilmente stavano facendo qualche altro appoggio con i campi da tennis, solo perché ultimamente sul web è che si è spostata molto l'attenzione sui campi da tennis, che da lì completati da 2 anni non si è fatta nessun affidamento, non si è fatto soltanto di campi. Mo' vuole spostare l'attenzione sui campi da tennis. Ma cara, scusate per la parola, me la dovete permettere questa parola.
purtroppo ne sta facendo danni in questo periodo. Io credo che ci vuole un poco di buona volontà da parte nostra, consigliere di opposizione, da qualche altro consigliere che comunque vedo che sulla stampa, sui social, vanno contro, ma poi alla fine non riescono a concretizzare il consiglio comunale. Io spero vivamente che si fermi tutto questo da qui a poco, anche nel prossimo consiglio comunale. Se si può fare, lo dico in diretta, anche una mozione di sfiducia, come lo diceva, come lo anticipava con noi anche il nostro grande Stefano Panini, che teniamo ancora. Se lo possiamo fare, facciamo. Noi lo dobbiamo fare, perché dobbiamo fare in modo che questo non commetta più altri danni. Questi danni si riversano in modo economico sui cittadini, sui nostri cittadini. E onestamente, è facile pensare che probabilmente me ne possa andare di qua io e i miei figli e lasciare chi resta nei debiti. È facile pensare questo, ma non è nel nostro posto. Vorrei dire agli altri consiglieri che adesso non ci sono qua o a chi comunque sta in consiglio comunale, pensiamoci bene, cerchiamo di fermare questa cosa, cerchiamo di bloccare questa amministrazione e cerchiamo di bloccare altri debiti. Vi ringrazio.